C'è stata polemica proprio sulla faccenda scostamento sì, scostamento no, riguardo l'intervento sulle bollette. Però noi qui abbiamo anche là il classico esempio di quello che dicevamo prima. Se noi attualmente pensiamo di colmare il caro bollette con intervento di soldi pubblici per abbassare le bollette, ci servono 30, ma forse 50, 100 miliardi, perché l'importo da qui Non finirà mai, all'inverno non. probabilmente, insomma, ancora Sempre, adesso mai no, però voglio sempre. dire, È sicuramente. assolutamente indefinito. Ora, se è l'unica strada, ragioniamoci, ma visto che non è l'unica strada, perché il caro bolletta è dovuto a la faccenda che in sede di Unione Europea non si è fissato il tetto al prezzo del gas, non si è fatto il disaccoppiamento in sede Certo. europea tra il prezzo dell'energia prodotta con il gas e il prezzo dell'energia prodotta da altre fonti. Ma anche se continuasse, diciamo, la timidezza europea su questi temi, il disaccoppiamento si può fare in sede nazionale. Ora, in un contesto diverso, ma l'hanno già fatto Spagna e Portogallo. Attualmente la Spagna e il Portogallo pagano le bollette circa la metà di quanto le paghiamo noi. Hanno una interconnessione energetica diversa dalla nostra e quindi per loro è più facile. Va bene, ma ci sono diverse possibilità per fare questo disaccoppiamento anche in sede nazionale. Il disaccoppiamento vuol dire di fatto non pagare tutta l'energia al Allo costo stesso modo. marginale, cioè al prezzo più caro che c'è sul mercato, ma far sì che distinguere e quindi comprare l'energia da altre fonti che costa molto di meno a quel prezzo marginale e quella prodotta al gas ad altro. I modi per farlo sono molteplici. Uno di questi che abbiamo attenzionato comporterebbe un costo di circa 4 miliardi da qui a marzo e quindi sono delle risorse che possono essere fatte. Prima perciò di fare uno scostamento da 50 o forse più miliardi per intervenire sulle bollette, interveniamo sul disaccoppiamento che fa ridurre le bollette del 40-50% e ci costa molto di meno.